casa. Avere una bolletta, pubblicità, una fattura, un'altra bolletta, un'altra bolletta, una multa. E dove cazzo l'ho preso? Cioè, vediamo. Il comando di polizia locale, il sottoscritto verbalizzante, ha accertato che il conducente del veicolo, alle ore 11:20, in corrispondenza del chilometro, circolava alla velocità di chilometri orari 52, ove il limite è fissato in chilometri orari 50. Ciò comporta la violazione dell'articolo 147,7. 58 euro! Ma lo sanno questi cosa ci metto io a guadagnarli 58 euro? Una giornata nella quale mi faccio un culo così e per di più sono lordi. Ma com'è che è successo che siamo finiti in questa situazione dove si è aggrediti da ogni parte da multe, tasse, balzelli vari, senza una guida, senza qualcuno che ci abbia uno schifo di idea che possa farci stare un po' meglio? Ah, mia schiena, che alla mia età devo ancora lavorare e la pensione è un miraggio. Cioè, vediamo cosa c'è alla tele, va? Pubblicità anche qua. Mia cena. Non è proprio come quello del volantino, del resto. Per 2 euro che cazzo vuoi pretendere? L'Italia riceverà degli aiuti per gestire l'emergenza degli sbarchi sulle sue coste e individuare migranti economici. Lunedì la Commissione Europea... Ma guarda lì! Un altro balcone in arrivo. Ma io non ci posso credere. Ma dove cazzo li mettiamo tutti questi? Va bene, scappano dalla guerra, dalla fame. Va bene, comprendiamo, poverini, comprendiamo. Ma un conto è essere comprensivi, un conto è diventare lasciamo perdere, va. State a casa vostra, no? Oppure andate a Malta, o a Valencia. Che cazzo di mondo. E poi sono dappertutto. Dai, vai davanti a un qualsiasi supermarket e ce n'è sempre qualcuno. Dare me il carrello! Scusa, io c'ho dentro Euro 1 e te vuoi il carrello. Che una volta uno di questi qui gli ho detto: senti, in confidenza, tra me e te, cosa tiri su in una giornata? E lui che cosa mi ha detto? 30, 40 euro, sotto feste anche 80, italiano generoso, noi uguali. Uguali un cazzo, ci andrei io davanti al supermarket, solo che c'ho un minimo di dignità. E i semafori? Dare monetina, per favore, avere 3 figli piccoli. Uè, ma allora non hai capito. Niente soldi, nada, ma fish plus. E poi scusa, che cazzo ti ha detto di mettere al mondo 3 figli? Ah, te li devo mantenere io? Ah, roba da matti. Per non parlare della sporcizia, dei furti, delle violenze. Violenze sulle nostre donne. Altro che il ratto delle Sabine. Qui ci abbiamo in casa quelli di Boko Haram. Perché noi le trattiamo bene invece le nostre donne. Ogni giorno c'è un qualche pirla di ex fidanzato, ex qualcosa che tacchet, ne fa fuori qualcuna. Ma io dico, eri il suo uomo. Dicevi che l'amavi.
e a destra la Maset. Io non so che cazzo è diventato l'italiano. E pensare che una volta le straniere venivano qui in Italia, sì, qui da noi, perché c'erano i Latin lover, uomini gentili, affascinanti, sempre pronti ad aprire la portiera della macchina, a farsi in quattro per piacere a una donna. E adesso? Siamo diventati peggio dell'uomo di Cro-Magnon, che almeno lui aveva la scusa del cervello poco sviluppato. Poco sviluppato. Basta. Ma che pettinatura che c'ha questo qua. Il pirla, lo stronzo, il guerrafondaio. Ma fa presto lui lanciare missili di qua e di là, eh? Sta di là dell'oceano. Ma invece di lanciare missili a casa degli altri, perché non pensi a quello che succede nel tuo paese, eh? Nelle scuole, per esempio, che è una bella rogna anche quella, va? Del resto gli americani ci hanno sempre avuto la passione per le armi. Il Far West, eh? Che non mi sembra così tanto far. La prima irruzione a mano armata in una scuola degli Stati Uniti avvenne più o meno intorno al 1750, ben prima della dichiarazione di indipendenza di Filadelfia. Quattro uomini del capo indiano Pontiac, quello che aveva il nome di una macchina, fecero irruzione in una scuola della Pennsylvania e dopo aver fatto lo scalpo al preside lo uccisero e con lui 9 bambini, allievi della scuola. Che cazzo vi aspettavate? Come li avete trattati voi quelli che chiamate indiani? Eh? Ignoranti che l'India sta da un'altra parte. Manco Marco Polo conoscono. E poi una strage dietro l'altra. Columbine, Virginia Tech, Red Oak, Rosenberg. E a te adesso ti viene la genialata di dare le armi agli insegnanti. Bravo, me lo vedo proprio. L'ispettore Callaghan con la 44 Magnum che insegna filosofia. Te Aristotele, te Epicuro, te Schopenhauer, e te Hegel, non nasconderti, dove vai? L'amore per la violenza. Oserei dire l'amore per la guerra. Loro vogliono che nel mondo regni la democrazia, proprio loro che c'ha la pena di morte, e così vanno a casa degli altri a far casino, portano la democrazia con i B-52, le bombe a grappolo, le bombe intelligenti, i droni. Ma perché non vi fate i cazzi vostri, signori americani? Che in questo momento ci sono più o meno 50 guerre sparse nel mondo. E loro vanno e portano la democrazia. Ma dico, la democrazia voi la portate solo dove c'è il petrolio, eh? O dove ci sono le materie prime che vi interessano, eh? Nel Darfur, in Centrafrica, non ve ne frega un cazzo, eh? Che i bambini muoiano come mosche, eh? Andate a farvi fotere, va, voi alla vostra democrazia. E manco sanno l'etimologia della parola. Che se non sbaglio viene da demos, che vuol dire popolo, e kratos, che significa potere, che messi insieme fanno governo del popolo. Ma perché non vi ascoltate Joan Baez, John Lennon, Bob Dylan, Jimi Hendrix, quello lì che ve la cantate giusta, eh? Da, 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 da. Ho cazzo cambiato canale. Tieni qua i nostri eroi, gli immarcescibili. Anzi no, questi sono quelli nuovi. Gli immarcescibili stanno dietro. Quando non sanno più
da che parte girarsi, per tutti i casini che hanno fatto, allora ci chiamano a votare e ci insultano. Eh sì, loro insultano, noi insultiamo, tutti insultano. Com'è che si chiama? Mirroring. Serve per entrare in empatia, per piacere all'interlocutore. Ma... allora ti do dello stronzo, così diventiamo amici, eh? Bastardo figlio di puttana leccaculo. Intanto i politici ci hanno sempre insultato in un modo o nell'altro. Cossiga ci ha dato dei cretini, me lo ricordo. Berlusconi dei coglioni a quelli che votavano a sinistra. E poi via con epiteti vari, melma paludosa, pecoroni, ma... e noi dovremmo andare a votarli, perché cosa poi? Credere alle loro promesse da 4 soldi. Poi proprio adesso che non ci sono neanche più le ideologie, che almeno una volta avevi l'illusione di essere parte di qualcosa di grande, no? Gli insulti. E si insultano anche tra di loro, eh? Ah, non si risparmiano niente, vanno dagli epiteti più volgari al sarcasmo. Me ne sono fatti una lista l'altro giorno che ho preso da internet, perché sono veramente... Mortadella, Pippa, Chierichetto, Moscio, Gallo Cedrone, Ebetino, Verme, serial killer, culattone, mendicante, assassino, rigor mortis, scrofa, Alzheimer e al plurale lumaconi, bavosi e schifosi. Ecco, così danno anche a noi la possibilità di insultarci e allora via, tu insulti, io insulto, tutti ci insultiamo. Una volta ho letto che alla Lorenzin è stata chiamata bastarda, bastarda, bastarda. E che poi le hanno pure detto, sei la vergogna d'Italia, ti odierò fino all'ultimo respiro, e per aver tradito gli italiani c'è una sola condanna, la pena di morte. E la Madonna. E alla Boschi? Sei solo gnocca. Perizoma, please, ci vediamo sulla Paulese alla solita ora. E alla Meloni? Sta a casa a fare la mamma, va, Photoshop, lecca culo di Berlusconi. E via di questo passo, eh? Soprattutto con le donne della politica, perché è più facile con le donne. Anche se gli uomini non si risparmiano proprio niente, eh? Da insulti tra i più volgari a minacce di morte. Mamma mia. Ma non è che... questa cosa dell'insulto, magari è una specie di medicina, che ne so. Uno si tira fuori dei rospi dal dentro, in questo momento così pochezza, e poi riesce a stare meglio. Io quasi quasi ci provo anch'io, ma sì, tanto cosa mi costa. Prendo un bel respiro, eh? Andate a fanculo! Mafiosi, corrotti, bastardi! Stronzi! Ma funziona! Funziona! Ma se lo sapevo lo facevo prima! Cacchio! E quando sono venuto a casa ero così depresso. Adesso mi sento molto meglio. Questo sì che mi piace. Allora sì che la televisione di Stato faceva il suo dovere. Cioè quello di rendere meno ignorante il popolo. Io avrò avuto più o meno 20 anni e alla TV c'era I Miserabili. E poi qualche anno dopo, sì, ne avrò avuti 23, 24, c'era I Fratelli Karamazov, miniserie in 7 puntate. Victor Hugo e Dostoevsky nelle case di tutti gli italiani in prima serata. E poi c'era, com'è che si chiamava, porco cane, Non è mai troppo tardi, col maestro Manzi, che ci insegnava a parlare l'italiano. Non come adesso, che alla televisione sbagliano persino i congiuntivi.
che se gli dici a uno come Antonio Razzi che sbaglia i congiuntivi, pensa ad aver la congiuntivite e va a farsi controllare l'udito. La verità, ahimè, è che siamo un popolo di analfabeti. Forse l'unica cosa che è rimasta oggi sono i quiz. Però ci vorrebbero i quiz come quelli di una volta, tipo com'è che si rischia tutto, con dei concorrenti che hanno una testa così, che sanno un sacco di cose, che magari riesce a imparare pure qualcosa. Di solito, adesso, a quest'ora ce n'è sempre qualcuno. E riprendiamo dal nostro campione Francesco Paolo. 1933, 1948, 1964, 1979. Quello delle date mi piace un casino. Il 45 giri più venduto in Italia è In ginocchio da te, di Gianni Morandi. 64. Esatto. Bravo. Ilaria. Adolf Hitler viene nominato cancelliere. 48. No, errore per Ilaria. Matteo. 1964. No. Ma Tiziano. 1979. Sì, nel 2001. Ma ride anche, ride, ma... roba da matti. Sarà forse 1934? Forse. Se non la quinta, sbagliava pure la quinta. Ma io dico, ma mamma mia, che ignoranza, che ignoranza. Sì, anch'io sono stupito. Hitler. Scusate, no, sono rimasto senza parole. Pure io. Pure i tedeschi nel 1933. Terminata la seconda guerra mondiale, la Svizzera ospita le Olimpiadi. Questa la sa perché è di sport. 48. Esatto. Matematico. Il stile nel 48 si tennero a Londra. Ilaria, Mussolini riceve a Palazzo Venezia il poeta americano Ernst Pound. 64? Ma ignorante, analfabeta celebrolesa! Ma sarai stata a scuola, avrai sentito parlare della seconda guerra mondiale. Me lo vedo proprio, Mussolini nel 64 che ascolta i Beatles. Ma fammi il piacere, ma roba da matti. Un popolo di ignoranti siamo. Pazzesco. Una volta ho visto un'intervista alla TV dove andavano per strada a chiedere alle persone se sapevano chi fosse Aldo Moro. E uno, dopo una lunga riflessione, ha risposto: il capo delle Brigate Rosse. Ma questa gente va anche a votare, è quello che dico io, va anche a votare. Un programma di storia ci vorrebbe per gli italiani, tutte le sere, a reti unificate. Contrario di prendere, sì, togliere i peli. Ma non tutti sti programmi usciti dalla fogna, come il Grande Fratello, VIP per di più, o sti talent del cazzo. O peggio ancora i telegiornali, che propagandano la morte come un qualsiasi prodotto da consumarsi al mare, ai monti, nella comodità della propria casa, tra una proposta commerciale e l'altra, e che quando non parlano di morte ci ripropongono quel vocabolario di 100 parole, un talk show qualsiasi, che è un insulto per l'umanità e per l'intelligenza tutta, dove poveri dementi mettono in video le loro vite sprecate tra finti pianti e stupidi lamenti, oppure sbandierano ricette filosofiche per un mondo migliore, che solitamente è in contrario con il loro modo di agire, il peggiore. Credendo di essere vivi, passano nel tubo catodico dell'illusione, e vengono tritati come pezzi di carne rancida e buttati subito dopo in un angolo di supermarket qualsiasi per far posto a nuovi imbecilli, ma vittime sacrificali dalle facce inespressive, chirurgie plastiche di visi anonimi a buon mercato, e il tutto condito dalla giusta dose di culi e tette sapientemente manovrati dal burattinaio di turno. E i mezzi di informazione non fanno che frullare tutto ciò in un unico contenitore, per poi propinarcelo quotidianamente spacciandolo per informazione. Quando il 90% delle persone apprende cosa accade nel mondo dalla TV, si può benissimo immaginare quale sarà il seguito.
c'è niente da fare. Ma mi hanno sentito! Oh Madonna Santa, adesso comincia la solfa del quando c'era lui. Va lì, che viso volitivo, eh? Che fisico, chissà quante donne c'aveva, eh? Duce, 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 duce. Ah, io non capisco tanti giovani di oggi che inneggiano al duce, al fascismo. Ma cosa ne sanno loro del fascismo? Non sanno niente di niente e sono lì rigidi, impettiti. Duce, duce, duce. Ma io quasi quasi li accontenterei. Gli faccio io un bel programmino. La domenica mattina alle 8 tutti in piazza a sentire una predica di 3 ore e poi a fare ginnastica. Belli, dritti, concentrati. Chi osa contraddire un maestro, un professore a scuola, bacchettate sulle mani. Disciplina severissima. Chi osa contestare, olio di ricino e in alternativa manganellate. Basta musica straniera, film che vengono dall'America capitalistica, eh? Ciao PlayStation, ciao McDonald's, ciao canali satellitari, si vede solo la RAI. Leva obbligatoria e severa. E al lavoro subito, eh? Niente happy hour o chatouche da effeminati. E a Natale una bella vacanza in Unione Sovietica con le superga di tela. Chi torna vivo, una medaglia. 3 mesi così e la smettono di rompere i coglioni. Perché poi ci sono anche quelli che lo considerano una sorta di benefattore. Ha fatto anche delle cose buone. La battaglia del grano, le case popolari, la bonifica delle paludi, i contratti degli operai. E non dimentichiamoci che era un socialista, né? Ma di quelli veri però. Ma vogliamo ricordarci una buona volta delle migliaia di morti e delle distruzioni della Seconda Guerra Mondiale? Vogliamo ricordarci degli arresti, delle torture, delle leggi razziali, delle deportazioni? Che te non potevi pensare quel cazzo che volevi, se no erano cazzi tuoi. E tra quelli c'era anche mio padre, che io non ho mai conosciuto, perché è morto che io ero piccolo piccolo. Grazie, signor Mussolini, di non avermi fatto conoscere mio padre. Grazie tante. Qui un altro. Sono qui, porco cane. L'altro pericoloso questo qua. Va. Vanno alla stazione a prenderlo, lui è il nanerottolo lì. Sì, si apre la porta, chi cazzo vuoi che scenda? Eccolo lì. Guardalo negli occhi bene, invece di incazzarti perché stringe la mano prima al re che a te. Stringigli la mano, sì. Come è arrivato in treno, adesso arriva in aereo. Ancora si stringono la mano, abbraccialo tanto che ci sei, baciatevi. Chissà se si saranno mai baciati, ma chi se ne frega. Che importa a te se Totò Riina e Andreotti si sono baciati? A me non me ne frega un cazzo, però si sono incontrati. È di questo che me ne frega. E allora perché non l'hai detto tu, Stato, che hai rapporti con la mafia? Perché non l'hai detto? O perché tu, massimo rappresentante dello Stato, hai osato dichiarare che tra Stato e mafia sono accadute cose indicibili? Perché non l'hai detto? Lì in alta uniforme, zitti tutti. E va la gente, sembra Piazza San Pietro col Papa. Io non lo so. Di terra, di cielo. Di terra, di mare, dell'aria. L'impero di Roma, il centro del Mediterraneo. Quante cazzate. Ma quanta gente, ma mica li pagavano questi per andare lì. Questi andavano di loro iniziativa lì. Fuori di testa. Dai, su!
Io questa la conosco, guarda, so come va a finire. L'ora segnata dal destino. Ma che cazzo? Batte! Ma come il cielo della nostra patria! L'ora del destino batte nel cielo della nostra patria, ma che cazzo vuol dire? A me, io vorrei qualcuno che me lo spiegasse. E va lì la gente come si esalta. Mamma mia! L'ora delle decisioni irrevocabili! Almeno fossero state revocabili, qualcuno che avesse detto: oh, scusate, vi abbiamo dato il pezzo di carta sbagliato, scusateci. Così si finivano almeno i casini. È già stata consegnata. Ma no, basta, basta, un'altra guerra, siamo appena usciti da una col suo carico di morti e distruzioni. E va lì la gente, smemorata, come si esalta. Ma che cazzo vi esaltate? Oh, vedete che è l'inizio della fine. Basta, basta, no? Piene le scatole. Tanto il fascismo è un periodo morto e sepolto, no? Sì, c'è in giro qualche pazzo, qualche vecchio nostalgico, ma niente, niente di importante, no? Ma va, niente di organizzato. Lo dice anche la Meloni, ma va, solo qualcuno sparso qua e là, anche la Santanchè, anche il Berlusconi, Berlafisli lo dice, niente di organizzato, per niente. Chi è quello qui? Un momento! Fatemi mettere le scarpe almeno, no? Arrivo, arrivo! E voi chi siete? Sono quattro giovani, alti, robusti, decisi e armati. Lui si presenta come maresciallo Klemm. Anche altri due sono tedeschi. E uno è un italiano che fa da interprete. No, mia moglie e mio figlio non ci sono. E non buttatemi per aria la casa, vuol dire che mi sì. E perché sono convocato all'albergo Regina? Un momento, fatemi prendere qualcosa. Riesci neanche a vestirmi. E così come sono, mi sbatte in fora a spintù. Fera fan frecci, fa proprio freddo. L'Antonia e il piccolino li ho fatti sfollare qualche giorno fa in campagna dagli zii, perché stare qui adesso è diventato pericoloso. Ci sono i rastrellamenti, i bombardamenti. Meno male che gli ho risparmiato questo spavento. Che la città chi è? A me par Berlino, le più la mia Milano. Le strade sono deserte, fuori il tempo è freddo e scuro e non c'è in giro nessuno. Manca un cane, proprio nessuno. SS, giovani della Guardia Nazionale Repubblicana con i mitra a tracolla, pattugliano le strade, violenti, arroganti. E allora posti di blocco, controlli, ronde. E i muri? I muri? Ma chi? I muri sono tappezzati di manifesti con minacce di condanne a morte per chiunque venga trovato in possesso di armi o danneggi in qualche modo l'operato dei tedeschi. Condanne a morte. E chi? L'albergo Regina. Nell'atrio c'è un grande salone con appese alle pareti un'enorme foto del Führer e delle svastiche.
mi vengono incontro, mi vengono incontro tre militari tedeschi in divisa. Il loro atteggiamento è feroce, severo, profondamente nemico. Mi pare di essere in balia da estranei. Tutto poco rassicurante. Mi porta in desura, al secondo piano. Una lunga scrivania al centro e uno scaffale pieno di carte ai lati. Seduti alla scrivania ci sono quattro giovani sbirri, bei fieu anche. Ognuno di loro ha davanti a sé una lunga pistola automatica e una bomba a mano. Mi fanno setta giù e la prima domanda è: «Du bist ein Jude?» No, non sono un ebreo. L'interrogatorio poi procede col viso rivolto verso la parete. E quando giro la testa, come viene logico, per rispondere all'interlocutore, un pugno mi scaraventa contro la parete, facendomi sanguinare il naso e lacerandomi le labbra. E quando capita ancora, mi sento preso per i capelli e strofinato il viso contro il muro fino a impastare di sangue la polvere dell'intonaco. Ma io non do loro nessuna soddisfazione. Io non parlo, mi parlino. Vogliono sapere i nomi dei miei compagni, ma io non parlo. E così mi spintonano fuori, dove c'è una gabbia di un ascensore, e mi legano i polsi e mi lasciano così, con i piedi sospesi, e vengo percosso con una specie di frustino sotto le piante dei piedi. Per gli strattoni mi si fratturano i polsi e vengo colpito in tutte le parti del corpo da calci, pugni, pedate. Io non do loro nessuna soddisfazione. L'interrogatorio va avanti in sci per 3 ore. Poi, dopo un po' di calma, all'alba mi portano qui, a San Vittore. L'ingresso nel reparto del carcere è stato da paura. Ci hanno parcheggiati giù nell'ingresso, con le braccia stese verso l'alto e il viso rivolto verso il muro grondante di umidità. Poi ci hanno chiamato, hanno fatto l'appello e ci hanno perquisito. Ma io non avevo niente, avevi una got. Biot, ho dovuto spogliarmi, sì, biot come San Quintin. Da quel poco che so di tedesco ho capito che mi avrebbero portato qui, in questa cella. Non uscirò mai di qui. Penso a mia moglie e a mio figlio che è ancora piccolo e che forse non rivedrò più. Però ho deciso che non devo piangere. Io voglio mantenere un certo contegno, una certa dignità. E poi non voglio dare a loro nessuna soddisfazione. Certo che è dura, eh? E così, eccomi qua, di fronte alla finestra, nella quale si vede un pezzo di cielo azzurro. La libertà è un bene, perduto forse per sempre. Certo che sta cella la fa proprio schivi, eh? Il pavimento andrebbe lavato. E poi lì va, nel vano della porta, dormono enormi scarafaggi marroni. E lì sulla mensola vicino alla finestra c'è un pentolino, o meglio, un tengamin, senza manici, con dentro l'avanzo di una minestra. Uno spesso strato di muffa tiene in piedi un cucchiaio di legno. Qui all'interno del carcere di San Vittore chi comanda è quel bastardo del capitano Theodor Sebek, che ha le sue dipendenze una 60ina di persone, tra sottufficiali, soldati, interpreti, segretarie e soprattutto i sottufficiali Klemm, Klisma e Saltmeier, dei veri animali, dei sadici,
dei veri criminali di guerra. E poi ci sono i giovani militi della Guardia Nazionale Repubblicana, disposti a tutto, per 3.000 franchi al mese e 3 pasti caldi al giorno, mentre la città è ridotta alla fame in un cumulo di macerie. De notte, Milan l'aveva bombardata, di notte. Appena si odono le sirene dell'allarme, Clem e i suoi aguzzini delle SS scappano veloci e sicuri nelle loro comode stanze nei sotterranei, mentre i militi fascisti sono costretti, come tanti lacchè, a condividere con noi prigionieri i rischi. Appena si ode la sirena, si ode anche il rombo dei bombardieri. E allora tolgono la corrente, la luce. Così il carcere piomba nella più assoluta oscurità. E panico e paura è logico che aumentano. Ma loro di noi se ne fregano. Anzi, a ogni sirena dell'allarme le porte delle celle vengono sbarrate ancora di più. La verità è che qui dentro, esistono solo divieti, nessun diritto. E per chi trasgredisce, le pene sono severissime. O le celle di isolamento, o peggio ancora i topi, i sotterranei bui e tenebrosi attrezzati per la tortura. Orrore, paura, indecenza, volgarità, schifo, senso di colpa, tristezza, abbandono, ignoranza, voglia di fare qualcosa. Dobbiamo sempre schierarci, perché la neutralità favorisce l'oppressore, mai la vittima. E il silenzio aiuta il carnefice, non il torturato. E non si può stare sempre a guardare. San Vittore è il primo lager italiano. Chi se finì nu? Operai, studenti, impiegati, imprenditori, avvocati, soldati, uomini, donne, religiosi, cattolici, ebrei, noi che privati di tutto abbiamo scelto da che parte stare. La guerra la vedo negli occhi perduti della gente seduta sui cigli delle case distrutte. La vedo negli occhi dei bambini seminudi piangenti. La vedo nelle vittime che non sanno perché. Non esiste una guerra giusta e una guerra ingiusta. Io vorrei poter dire mai più, e non solo per noi che abbiamo toccato il fondo del marciume, mai più per qualsiasi uomo. Ma poi, con un po' di ritardo, arriva la primavera. L'altra mattina, il 23 aprile, è iniziato lo sciopero a oltranza nelle fabbriche di Milano. È il segno che l'insurrezione tanto attesa è alle porte. Attendiamo solo un segnale da Radio Londra. Qui dentro il carcere circola la voce che i fascisti e i nazisti vogliono eliminare tutti i detenuti politici e gli ebrei. Ma proprio stamattina è arrivato l'atteso messaggio. Aldo dice 26 per 1. È il momento dell'insurrezione generale. Per le strade e per le piazze di Milano si spara, vengono attaccate le caserme, le questure, gli operai occupano le fabbriche e le presidiano. Le strade non sono più sicure e le SS si rifugiano qui, all'interno del carcere di San Vittore, vanno in bocca al leone. Infatti, stamattina alle 11, un gruppo di amici partigiani si è presentato al portone, è entrato senza far tanti complimenti. Nel frattempo noi detenuti politici che ci siamo organizzati, siamo pronti per rientrare in azione. Gli amici partigiani riescono a fermare il maresciallo Franz nel suo ufficio, mentre noi
ci siamo impadroniti dell'edificio e siamo andati a liberare tutti gli ebrei. Noi, quasi 3.000 detenuti, siamo noi che adesso comandiamo. Nim che comanda! E allora andiamo fuori! Fuori da questo luogo di orrore e di incubi. E proprio lì, va, davanti a noi, la lunga colonna dei tedeschi che si sta ritirando verso il nord. Andate via, bastardi, e non tornate più, non tornate mai più! Oggi, il 25 aprile, è un giorno di grandissima e indimenticabile festa. E siamo vivi, col taglio ridente della bocca, e il cuore d'improvviso ci appare in mezzo al petto. Nelle strade si spara ancora, ma noi ci siamo riguadagnati la nostra libertà. Siamo liberi finalmente. E allora corro a cercare mia moglie, mio figlio. Antonio, arrivo! È per voi che abbiamo combattuto, è per voi che abbiamo fatto tutto questo. Perché gli uomini devono essere felici e il mondo deve essere giusto, giusto! Per comunicarvi una notizia straordinaria, le forze armate tedesche si sono arrese agli anglo-americani. La guerra è finita! È finita! La guerra è finita! Contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire. È stato quel panino del cazzo di ieri sera. Chissà cosa che ci mettono dentro. Devo bere un po' d'acqua. Oh, Madonna, è rimasta accesa tutta la notte. Dov'è che il telecomando? Ah!
cambiare il repino, va tutto bene. Ah. Oh. Mamma mia. Ho fatto dei sogni. Anzi, ho fatto un sogno così strano. Mi sembra di aver sognato mio padre. Sì, sì, era lui. Era seduto proprio lì e mi sorrideva. Sì, sì, era proprio lui. Mio padre è morto partigiano. Gli hanno sparato il 25 aprile dalle parti di via Papiniano. Così almeno mi racconta mia madre. Sì, sì, era proprio lui, ne sono sicuro. È identico alla foto che c'è a casa di mia madre. A un certo punto mi ha sorriso e mi ha detto come una cosa del tipo: ma come te sei alto? Io allora ero ancora un po' così, mezzo nei sogni, e gli ho chiesto: ma scusa, tu chi sei? Sono tuo padre, mi ha detto lui sorridendo. Cosa l'è? Te se vergogna te la tua età de chiamam cun nom de papà? Ma no, no, papà, figurati, ti chiamo come hai detto. Ma tu che cosa ci fai qui? E cosa vuoi sapere? Io? Io non mi posso lamentare, non sono un signore, ma c'ho una casa, sì, devo ancora finire di pagare il mutuo, però le cose andranno meglio. E poi mi ha toccato i piedi come per dirmi: uè, te si diventa alte? E dimmi, prima che vaga via, se te ne fa della vita che tu dà intanto che giugavi con la mia? Sto mondo te le cambia? Sto gran paese l'avete trasformato? Insomma, l'uomo nuovo è nato o non è nato? In qualche modo ci avete vendicato? Papà, queste domande. Lo so che sei morto proprio il 25 aprile e allora vuoi sapere com'è andata. Ma certo che stiamo meglio, guarda. Beh, ma in scino se ved che le servì, perché te vedet qua m'ha sparà. Mi uno usa le frasi degli eroi. Io pensavo a voi, al vostro futuro. No, no, papà, un attimo, ti spiego meglio. Noi non è che abbiamo proprio risolto dal momento in cui ci sta malura adesso del popolo che comanda. Allora, a me mi ha preso come una malinconia. Io non volevo che se ne andasse via così. Lui doveva sapere com'è andata. Papà, come faccio a spiegarti? Ci vuole tempo. E il tempo se li mangia i sogni nostri. Io, noi, sai che facciamo? Aspettiamo. Magari domani sarà diverso. Qualcosa cambierà, magari. Ma noi, tutto quello che viene, più o meno lo accettiamo. Siamo contenti se il Milan segna, curiamo le offerte al centro commerciale, i giovani vanno all'estero a lavorare, sai, la crisi, i problemi sono tanti, i soldi pochi e non c'è più tempo per le rivoluzioni. Tu non puoi capire, papà, se oggi eri qui con le tue idee ti davano 30 anni, forse è meglio che torni da dove sei venuto. Papà, siamo cresciuti e siamo anche invecchiati. Non siamo più bambini. Torna a sognare con quelli che hanno fatto come hai fatto tu. Noi siamo seri e non giochiamo più. A quel punto mio padre ha voltato le spalle e se n'è andato.
Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Thank you.